pomeriggio, bambinelli! Buon pomeriggio! Oggi ho deciso, dopo 5-6 mesi di pausa da Fortnite, di provare la season, vedere com'è, vedere cosa è cambiato. Anche perché considerate che io la scorsa season non l'ho neanche provata. Quindi non so nemmeno cosa hanno fatto scorsa season. So che c'erano tipo robe di animali, robe di crafting system che io ancora non conosco neanche, non ho visto neanche da nessuno streamer. Di conseguenza per me oggi sarà tutto abbastanza nuovo. Poi sarò sicuramente anche un po' lenta, perché dopo 6 mesi che non ci gioco è normale che sarò rallentato un attimo e devo un attimo riabituarmi, ma non è un problema. Quindi niente, ho deciso oggi di riprovarlo, un po' per nostalgia, un po' per vedere un po' cosa combina. Ci tengo a fare una piccola precisazione che ho fatto ieri e tutti gli altri giorni: Warzone rimane Warzone, Fortnite lo porto come, diciamo, così, nuova season, voglio testarlo, voglio vedere cosa hanno combinato, cosa è cambiato, cosa c'è di diverso, cosa c'è di bello, di divertente. E nulla toglie che io comunque potrò, diciamo, portare Fortnite ogni tanto su Twitch, ma anche sul mio canale YouTube, perché comunque Warzone rimarrà il contenuto, proprio il contenuto, punto. Detto ciò, ora entriamo. Non vedevo questa schermata da 5 mesi. C'è un trailer, vero? Ma in inglese? Vabbè, non me ne frega un cazzo. Ah, è vero, io ho pagato ogni mese il Fortnite Crew. Questa cosa non ve l'ho detta. Mi sono dimenticata dell'abbonamento attivo per tipo 4 mesi, porca p***a. Ho speso tipo 40 euro senza giocarci. Ammazza che figo questo. Era però un maschera meglio. Save the world access. Seri? 3000 V-Buck, grazie ai c***oni. 3 mesi ho pagato senza giocare. Allora, un attimo, ragazzi, devo un attimo levare questa musica, vi prego! Thank you for your purchase! 3 mesi vi siete inculati! 3 mesi e non ci ho giocato! Porca puta, 3 mesi! Guarda quante cose sbloccate che non ho manco visto! Sì, perché dovete capire che io non aprivo Fortnite da 5 mesi, quindi vediamo cosa abbiamo sbloccato. Ah, bene, questa è la skin del pass, che... bellissima. Voglio andare a vedere il Battle Pass, ok? Come funziona? Ah, è tutto diverso. Io non ci sono abituata a queste cose. Vabbè, mimetica bruttina. Questo è carino. Questa è una figa della Madonna. Ok, ci sta lei, versione tipo biker. Zainetto piccolino, carino. Carino. Questa skin, è piccolissima. Se non avesse queste orecchie così lunghe, sarebbe proprio clean proprio. Bella pure l'ascia. Dai, quanto cazzo è grande sto zainetto. È pucciosissimo. Oh merda, che roba creepy. Ok. Ma hanno messo tipo gli zainetti, tipo sembrano, sapete cosa mi sembrano tipo questi zainetti? Tipo le Funko Pop. Carina la skin. Fanno sempre le teste o i capelli troppo grandi, perché sennò poi le skin sarebbero proprio clean a una maniera devastante. Ok, così è ancora più bella. Minchia, raga, a me questa grafica mi fa fottutamente impazzire, ve lo giuro, è bellissima. Ora lasciate stare lì che è morto, ok? Ma proprio è Pandora, proprio il tipo di grafica, questa grafica così. Non lo so perché mi è sempre piaciuta troppo, raga. Troppo. Ma tu sei proprio in lobby? Sì, sono nella pre-lobby. A volte parte, ti fa entrare che si è già sul bus. Ma è successo. Ed eccomi! Cosa. Ci sei? Oh, certo. Eccola. Bello, bello. Ci sono un sacco di zone nuove da esplorare adesso. Vuoi provare l'ande? Va bene. È proprio qui, giusto? Mi viene da premere C per tagliare i paracadute. Come su Warzone. Guarda, ma c'è un UFO enorme in cielo. In cielo, sì. Ok, c'è un tipo qua. Sentate blu? È sotto, eh? Craccato. Morto. Railgun. Ci avevano qua di bello. Ma che cazzo. Comunque sì, quello lì è un cecchino. In pratica è un... io lo chiamo misto tra cecchino e arco. Nel senso che vabbè, fa... oh mio Dio, un cecchino. Che è sta roba? Quelli sono UFO. Sono UFO. C'è gente qua. Non sento un cazzo però.
Esatto, è questo il problema che ti dicevo. Suoni troppo forti. Comunque qua c'è uno. Andiamo pure a farlo di brutto. Sto per citare. Matto uno. Ok, apposta. L'altro l'ho fatta. Ma posso ammazzare UFO? Penso di... Sai che non ci ho mai provato? C'è un altro qua da me comunque, c'è altra gente. Con lanciarazzi, bella lì. Mi devo tirare gli scudi. Fatto, fatto, fatto. Sfigato. Allora, vi dovete dare una calmata. Ok, mi dicono di ammazzarli. Siete peggio di me col ciclo, ok. No, ma non si capisce un cazzo, eh. Arrivo. Non si capiva nulla, eh. Oh mio Dio. Ok, ma no. Si spara? Ah, guarda, guarda sopra, lì, guarda lì, guarda lì. Ma perché mi sa che è un... Vieni, vieni, vieni. Usciamo questo qua. +43 So bene. Cosa cacchio sparo? Quello pad? Io non per pad? 28 33 craccato. L'amica è andata via. La possiamo andare a pushare se vuoi. Vieni. Ah, avevo buttato per sbaglio. Ma l'altro non so dove sia andato. Eccolo qua, eccolo qua. Arrivo con te, arrivo con te. Vieni, vieni, vieni. Okay. 43 in testa. Si vuole shieldare, gli rompo le palle. 33, craccatissimo. Eh no, eh. Morto. Aia. 26, doppio 26. 22, 22, 24. Sì, vabbè, questo qui è un po'... Vaffanculo, va. E bianco quello sul tetto? No, cado uno. Buono. Sparano dalla montagna, mi sa. No, no, è sul mare qua. Aspettate, blu. C'è uno qua. C'è qua davanti, mi spara. Madò, che casino. Ma qua c'è uno, ma io non capisco. Dopo 22 quello sotto. Ok. Comunque una R normale non ho ancora trovato. C'ho sta K che... Vabbè. Qua sopra la navicella, quello lì. 70, è praticamente morto. Morto uno. Quando me c'è un po' di gente. Fatto uno. C'è un altro però. Bello lo scar. Fatto anche l'altro. Nice, nice. L'abbiamo qua a destra. È di fronte a noi. A sinistra mi spammano qua. Andiamo, andiamo questo qua a sinistra. Craccato questo, qua è morto, eh. Ok, a posto. Arrivo. Per gli altri, preso. Devo verso la safe, guardalo. 33 blu. Arrivo. Sto spammando. Da davanti. Oh merda.
Si spammano. Sì. Ancora qua dietro questo? Arrivo. Dodo. 37. Madonna, mi sta pullappando. Fatto, non è vero? Bravissimo. Mi devo curare un secondo. Perfetto, mi ha dato una pompata che mamma mia. Bene. Tu hai per caso... Non ho troppo, hai per caso scudoni? No, dobbiamo uscire da qua che c'è gente. Sì, visto. Carico la R perché ho scarico. 18 blu, 28. 20, 28 di nuovo. 9. One shot, bravissima. Ok. Mi prendo un attimo la carne di sti lupi. Perfetto, c'erano quelli cattivi che ci spammavano da nord-est. Ma in teoria rimane l'ultimo. Sì, eccolo là. E c'è chi nato in headshot. Oh, così. Direi easy, cioè. Direi GG per essere il primo game. Va bene. GG. No, ma avevamo un fracco di kill, mi sa. Porca puttana, ho 13 kill così. Quasi 19 dovremmo essere. Madonna. Per essere il primo game. Ok. Che bello, c'ho l'ombrellino adesso. GG.